Palue, piccolo borgo nel cuore di Roccapietore, è un vero e proprio gioiellino immerso fra alcune delle più belle vette dolomitiche, che soffre però ancora per le ferite dell'uragano Vaia. Da tempo sul territorio un gruppo di volontari, costituitosi in associazione, si adopera con varie iniziative per farlo tornare all'antico splendore, alimentando al contempo il turismo locale. Le attività intraprese comprendono ad esempio alcune mostre allestite all'interno dei tipici fienili di un tempo, i tabiè. Fra i temi affrontati, un'indagine sulla figura della donna come testimone di memorie. Palue è il classico borgo oppure villaggio, meglio dire villaggio, che nel comune di Roccapietore ce ne sono 36 e che purtroppo stanno pagando il problema del spopolamento. In collaborazione con gli abitanti vogliamo raccontare la storia e il valore che ebbe la donna dal fine 800 agli anni 20. Oggettistica varia, fotografie, lettere, le molteplici esposizioni racchiudono veri e propri tesori volti a descrivere la vita di un tempo ed il ruolo della donna. In questa piccola stanza siamo riusciti a collocare tutto i mestieri, i lavori che la nostra donna nel periodo invernale, cioè quando rientrava dai pascoli di alta montagna, riusciva a fare. Tutti questi oggetti che troviamo e anche le foto sono pezzi originali. L'associazione propone inoltre una riflessione sul tema del cambiamento climatico, ma anche proiezioni dedicate alla montagna, alla storia del Giro d'Italia e non solo. Inoltre itinerari con visite guidate alla scoperta del territorio. C'è molta storia e molta cultura e che assolutamente non deve sparire.